No, nonostante abbia viaggiato parecchio, sono intorno ai mille chilometri, Gargano ce l'ho ormai alle spalle, sono quasi a campo basso, sono già tornato un po' in su, e ho fatto una strada nel nulla, ma robe da 50-60 all'ora per sgarruppata. Ormai ero disperato, non trovavo un paio di paesi, né una pizzeria, un ristorante, un grill, una salumeria, qualcosa... De... Avrei mangiato una bella pizza, ma non, niente, i paesi deserti. Poi a un certo punto si materializza un cartello che si chiama area camping e ho trovato queste piazzole abbandonate ma in una specie di parco che deve essere in disuso da un bel po'. Potrò fare un bel campo qua nella piazzola numero 6. Adesso ve la faccio vedere. Vi faccio una, una carrellata davanti. Vediamo se riesco. No, non riesco. Ma faccio un altro video. Faccio così ci sarebbe anche da accendere il fuoco là in fondo ma non ho molta voglia adesso faccio un giro e mi attrezzo un attimo il cielo si è anche aperto per fortuna non dovrebbe piovere perciò faccio bastare il tiro adesso vi lascio un attimo perché ho da fare allora vediamo cosa facciamo stasera da mangiare siamo qua in mezzo alle zanzare e proviamo a cucinare un busto perché non lo voglio da fa un cazzo sono straco morto la tenda mi ha fatto impazzire per il semplice motivo che mettiamo ancora la sughetta la, la posto in terra, che è tanto lo stesso Facciamo uno spiedino col picchetto nel culo al bustard e adesso me lo cucino e me lo mangio, però adesso spengo. Allora non è passato nessuno tutta notte, ma neanche un anima. Alle 6 si sono scatenate i tratturi, i tratturi, cagnetti. Poi c'è questo qua, una motosega, penso, brah, brah, non so se si sente. Ho e... dormito anche abbastanza bene. Sì, non ne so qualcuno, si stava da dire. A parte che ho montato la tenda che non è autoportante su praticamente una lastra di cemento cercando qualche, qualche fiocco d'erba c'è una piccola umidità del mattino non so se si nota ecco magari così si vede meglio ma adesso sta salendo un bel sole vediamo di spiantare tutto eccola ah, lì che continuo a mettere il ditino sulla videocamera ok voglio fare una carrellata del campo una ripresa col drone per dove ho dormito ok chiudo l'area camper Vede, ci sono delle belle postazioni l'unica spiega è che la mia tenda non essendo autoportante ma appunto perché non è autoportante se puoi montarla anche sotto l'acqua è stato un po' un casino perché la stradina qua è fatta per i camper perciò è sassi battuti e della da del cemento sono un'area perfetta Ecco dentro la mia cuccia con la brandina, non sono stato neanche tanto male. La moto l'ho coperta, adesso facciamo un po' di colazione e via. Eccole qua, la colazione del campione. Devo ancora lavarmi la faccia quando c'è una fontanella. Ah, troverò qualcosa dopo non mi ricordo l'ora perché ho tolto l'orologio comunque questi non li, por li porterò sempre con me perché anche ieri sera ero talmente stanco che non avevo molta voglia di cucinare ho mangiato un pacchettino di booster e due biscotti ma rimesso in forza e adesso faccio un, un bel tè il jasmine green tea e poi due biscottoni voglio fare una ripresa del drone di questo posto che comunque non è male se dovessi mai ripassare devo dire che il traffico c'è solo la mattina dalle 6 in poi perché ieri ho fatto due, due tre ore in mezzo a queste montagne qua passando paesi e, e strade e non ho incrociato forse tre macchine stanotte stanotte ieri sera ne ho sentita passare una ma non so che ora era, potevano essere anche le 11, è l'unica cosa che ho sentito di tutta la notte. A parte stamattina, trattori, tra i quali uno ho dovuto caricare anche qui, cagnetto, che mi ha svegliato alle 6 e un quarto, bagnandomi intorno alla tenda. Comunque un po' di vita c'è. Cosa mi manca oggi? Mi manca l'acqua che la sto finendo, perciò trovare un bar, un supermercato, una fontana, faccio le mie borracce e, e basta. E poi puntiamo le gole del sagittario e poi iniziamo pensavo se riesco a fare le Vole del Sagittario fermandomi e mi porto sul Gran Sasso, questa sera pernotterò su boh a Campo Imperatore, da quelle parti, lì, vediamo. E domani l'ultimo pezzo rientro.